E prosegue il confronto tra le forze politiche sulla nomina dei presidenti di Camera e Senato. Oggi il leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, incontrando i neoeletti senatori pentastellati, ammonisce: siamo il perno della legislatura. Prima il metodo, poi i nomi. No ai condannati e agli inquisiti. Sentiamo Chiara Garzilli. Ultimi giorni per la delicata trattativa sulle presidenze delle Camere in vista delle votazioni in aula che inizieranno venerdì quando si insedierà il Parlamento. Dopo un fine settimana di contatti con i leader delle altre forze politiche, Di Maio ripassa la palla ai capigruppo Grillo e Toninelli, incaricati di portare avanti il confronto con il veto su condannati e indagati. Intanto però il leader pentastellato registra la comunanza di intenti con Salvini, d'accordo sulla necessità di far partire i lavori del Parlamento prima possibile. Questa mattina partecipa alla prima riunione dei senatori 5 Stelle, a loro ricorda siamo il perno della legislatura. Quanto alle prossime mosse, la linea dettata dal capo politico resta prima il metodo, poi i nomi. Dei ministri si parla con il Presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici. Siamo disponibili a ragionare con un ampio dialogo con tutti. Deve essere chiaro che vogliamo riconoscere i vincitori ed è anche chiaro che noi chiediamo che si rispetti il risultato delle elezioni individuando un presidente della Camera dei Deputati che sia del Movimento 5 Stelle. Da Beppe Grillo intanto arriva l'invito a riconquistare una visione di lungo periodo. A Repubblica il fondatore conferma il cambio di passo del movimento. Finita l'epoca dei vaffa, ribadisce, ma quella degli inciuci non inizierà. Sull'ipotesi di un dialogo con la Lega e il PD, Grillo non si pronuncia, ma ricorre ancora una volta alla metafora della specie che sopravvive di più, non la più forte, bensì quella che si adatta meglio. E noi, ribadisce il comico, possiamo adattarci a qualsiasi cosa, a patto che si affermino le nostre idee.